Nasce il Movimento Liberazione Nazionale Due Sicilie, animatore di questa nuova iniziativa il professore Vincenzo Gulì. A breve i nostri microfoni, seguite il servizio. Finalmente in compagnia del professore Gulì, professore è una persona straordinaria, uno storico, non va ricordato perché ormai lo sanno veramente tutti. Professore, stamattina nasce, inauguriamo questa nuova formazione, questo movimento straordinario, Movimento Liberazione Nazionale Due Sicilie. Un'esigenza che nasce da? E nasce dalla presa d'atto che l'Italia da 160 anni tratta questi territori come una colonia. E allora bisogna inventare una nuova strategia per uscirne, alla lettera per uscirne. Perché noi praticamente siamo stati inglobati nell'Italia senza consenso popolare e con le leggi internazionali infrante da Re Savoia. Quindi io non penso che noi dobbiamo uscire dall'Italia. Non siamo mai stati italiani, bisogna soltanto prendere atto di questo. Sembra un'esagerazione, ma è la verità dal punto di vista del diritto internazionale, perché i crimini contro i popoli non vengono sanati dal tempo, non c'è una usucapione dei diritti dei popoli. I diritti dei popoli, una volta conculcati, durano sempre. Allora io mi rifaccio a questi diritti e ai nostri sacrosanti doveri di reclamarli e di portarli avanti. Da sempre chi vive questo universo straordinario che è quello dell'identitarismo si parla di mettere assieme movimenti, di fare un'unione, poi chiunque ci provi alla fine risulta un fallimento sempre. Qual è la sua ambizione? Io sono molto esperto di questo, ho visto quello che è stato chiesto nella domanda ed è vero. La mia ricetta è questa, bisogna trovare il modo di fare delle azioni importanti anche a sorpresa, azioni eclatanti, e gli altri che sono non con noi, quando vedranno che si fanno delle cose importanti, sarà spontaneamente gireranno e verranno con noi. Ultima domanda, amministrative, avete già un orientamento sicuramente politico, cosa vi aspettate? Ma noi, da chiunque abbia contatti con i partiti italiani, nazionali, non abbiamo nessuna fiducia. Una volta si diceva importante gli uomini, non il partito in cui appartengono. No, non è vero, è importante il partito a cui appartengono, non gli uomini. Fanno caso che è partito, quindi devono obbedire al protocollo interno. Allora io appoggeremo sempre le persone oneste del sud, come si dice, che però non siano legati a questi partiti che ci maltrattano da 160 anni. Non mi resta che fare un grande in bocca al lupo, professore.